c'è una macchina che ha modificato il mio modo di scattare in strada, quella è sicuramente la Leica Q. Una macchina che è nata con due anime. Da una parte una mirrorless moderna, otturatore elettronico, simulazione dell'esposizione e un LCD virtualmente senza lag, caratteristica per me molto importante quando scatto in strada. Dall'altra, una macchina che ha mantenuto un fortissimo legame con il passato. Parliamo di una macchina con un zoom lux, con tutte le informazioni sul barilotto per poter scattare sia in iperfocale che in zonale, un menu estremamente essenziale, tipico di una Leica, ed un'ergonomia, una usabilità della macchina tipicamente tedesca. Quando ho avuto la possibilità di provare in anteprima la Q2, mi sono subito chiesto come fosse possibile migliorare qualcosa che sentivo virtualmente perfetto. Intanto la macchina è tropicalizzata, non che io abbia particolarmente risparmiato la mia Q in passato, ma adesso poter scattare in qualsiasi condizione meteo e stare tranquillo, è un bel vantaggio. E poi la risoluzione, 47 milioni di pixel sono tantissimi, vuol dire non soltanto immagini molto dettagliate, ma anche uno strumento creativo per poter ad esempio scattare delle scene stando un po' più distanti dai nostri soggetti, sapendo che potremo poi croppare successivamente. Le modalità 35 e 50 mm che ora hanno delle risoluzioni decisamente più interessanti. Un'altra caratteristica interessante della nuova macchina sono le batterie. Con la vecchia Q, quando scattavo tutto il giorno con il monitor acceso, mi capitava di dover cambiare anche 2-3 batterie. Adesso, con le nuove batterie che sono le stesse della SL, riesco a scattare tutto il giorno con una sola batteria. E quindi meno tempo di ricariche la sera quando torno alla base e una maggiore flessibilità sul lavoro. Nel giorno in cui ho potuto testare la macchina, ho subito capito che sarebbe stata per me la fotocamera di riferimento per la street photography ed anche una valida compagna di lavoro da portare con me durante gli editoriali e i viaggi fotografici.